say I need to get a little action. People say my love life is fiction. People say I wouldn't give them no satisfaction. Well, I wouldn't know, it's beyond my imagination. I keep my pants up high and my zipper closed, and people wonder why I never get rid of those awesome looking sunglasses that I got off of eBay at a special price. Anyway, you get the picture right. People love to hate a play no matter wrong or right. What I'm like makes no difference as they go. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need the one? Ain't it hard, keep it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. I'm on the deep end, watching some diving. We'll fall from the shallow now. In the shallow, shallow. In the shallow. In the shallow, shallow. We'll fall from the shallow now. Benvenuti alla prima puntata di PNRR TV Show, soldi, progetti, sogni per l'Italia del futuro, grazie ad Anita Infante con la sua Shallow, la canzone che Lady Gaga e Bradley Cooper hanno portato alla notorietà internazionale con il film A Star Is Born. E benvenuti qui in questo programma che si occuperà di ciò di cui tutti vogliono sentir parlare, perché tutti attendono questi soldini per realizzare progetti, per coronare sogni. Però è un argomento così, come dire, importante e serio, che cercheremo di spezzettarlo con qualcosa di più divertente, con qualcosa di comico, con qualcosa di giocato. E non a caso siamo qui con persone che ci daranno una mano. Innanzitutto Giulia Reina, fedelissima. Buonasera. Alle nostre trasmissioni di Antenna Sud. Giulia, benvenuta qui con noi. Grazie. Bentornata. E Rocco Lombardi, che invece si presenta con uno strano aggeggio vicino a sé. Sì, perché tu hai ragione, sono argomenti che tutti vogliono ascoltare, dei quali tutti vogliono parlare, però dobbiamo darci una regolata, nel senso che tutti gli intellettuali come te hanno un po'... Questo è un insulto grave, Rocco. La cattivissima abitudine di rendere i discorsi un po' troppo aulici, un po' troppo pesanti. Allora noi, per evitare che diventi un mattone il programma, abbiamo creato questo potente mezzo tecnologico di Giulia, che spingeremo quando dobbiamo tornare a parlare. E noi rimarremo paralizzati. Esatto, non perfetto. Credo che riusciremo a tenere paralizzata la nostra ospite Daniela Baldassarra, che salutiamo e ringraziamo, attrice, drammaturga, scrittrice, vincitrice di premi letterari importanti, è un orgoglio della nostra terra, come si suol dire, un po' come la voce nuova della nostra Anita. E poi c'è il professor Pier Francesco Dellino, che nuovo non possiamo definirlo, se non altro perché riveste il ruolo di consigliere di amministrazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e poi tra l'altro di solito fa il vulcanologo, che pure quello non è una cosa proprio simpaticissima nelle prime occasioni. Allora, buongiorno professor Dellino. Noi con la regia però partiamo subito, come dire, dai big, perché siamo stati alla settimana sociale, alla 49esima settimana sociale dei cattolici italiani a Taranto. Taranto, trincea tra industria, lavoro e salute d'Italia, e lì abbiamo raccolto delle testimonianze importanti. La prima di queste, il primo ospite, Rocco, non credo che tu potrai mattonarlo. Professore, noi non risparmiamo nessuno. Però io credo che questo ospite lo risparmierai. Prego la regia di mandare i servizi di Giulia Romagnolo e Leo Spalluto. In queste giornate rifletterete su un tema molto importante che riguarda il futuro nostro e delle generazioni future. Il pianeta che speriamo. Questo pianeta che speriamo esige soprattutto una conversione che apra alla speranza.
il pianeta che speriamo chiede al tempo stesso audacia e voglia di riscatto. Il pianeta che speriamo grida già sin d'ora stili di vita rinnovati, in cui ambiente, lavoro e futuro non siano in contrapposizione tra loro, ma in piena armonia. Non bisogna mai dimenticare che tutto è connesso. Tutto è connesso, il pianeta che speriamo. Beh, questa è una domanda, professor Dellino, che devo subito girare a lei. Il pianeta che speriamo, ma non è forse un'idea di uomo nuovo che speriamo? Perché il pianeta, come tu hai sempre sostenuto e detto, si aggiusterà prima o poi da solo, sì. Anche se lo stiamo maltrattando, cambierà probabilmente la sua conformazione, la sua morfologia, ma sopravviverà. Forse siamo noi che magari potremmo avere dei problemi, o sbaglio? Ma sì, il pianeta ha subito tante crisi in passato, da cui ne è uscito sempre elegantemente. Del pianeta noi sperimentiamo quelle prime decine di metri che è l'involucro in cui viviamo noi, che è sempre materia del pianeta è. E quindi se noi proviamo a forzare alcune di queste componenti, prima o poi il pianeta, che ha tante risorse, riesce a reagire con la sua resilienza. L'importante è che i nostri tempi della resilienza siano compatibili con quelli del pianeta. Se no il pianeta, se ci mette un po' di tempo di più, le guai sono tutti per noi. Ma come dire, col PNRR siamo tutti più felici. Quindi questi soldi, Daniela, dovrebbero servire a renderci non più bravi, più buoni, più belli, ma più felici addirittura. Sì, è vero? Sì, è proprio il ruolo dei soldi, sputato proprio. E io innanzitutto voglio dire che tu ti sei allineato perfettamente ai programmi nazionali, nel senso... Mi stai insultando anche tu? Sì, è un compl'insulto questo, perché tu hai invitato a parlare di determinate cose persone che secondo me non ce ne capiscono niente. Tipo? Tipo me, il professore. Ma l'ho fatto apposta, cioè... a parte che il professore non possiamo dire queste cose brutte, perché lui sa tutto, naturalmente. E però, al di là di questo, io avevo proprio il desiderio di far discutere di cose difficili, tecniche e anche molto complesse da persone che sono esperti in altri settori. Tu nel settore dell'arte, del teatro. Ma io ho scoperto ieri il significato di questo PNR. Piano nazionale, ti interrogo. Io quando mi chiamasti dissi, ma perché Enzo ha chiamato il programma con un'omatopea dalla pernacchia? Non mi dire che non stai aspettando danari anche tu per il teatro dal PNRR, perché non ci credo. Io una vita che aspetto soldi, lo vedi? Non ci voleva. Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè sopravvivenza, professor Dellino. Siamo abituati a sopravvivere anche nell'ambito istituzionale. Mandare avanti la baracca. Adattarci a, diciamo, ai tempi. Adattarci ai tempi cercando di spendere e non sprecare. Io ho sperimentato solo la resilienza, la ripresa ancora non è arrivata. No, siamo tutti lì in attesa di capirla. Infatti ci siamo rivolti, ancora una volta torniamo un po' a Taranto, ai ministri che comandano, a coloro che poi decidono. Per esempio al ministro Orlando, al ministro Giovannini, e poi seguirà un'intervista a Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, che è stato l'ideatore di questa settimana. Prego, regia. Il presidente Draghi ha detto una cosa importante, in questo caso è determinante il ruolo dello Stato. Lo Stato deve intervenire per rendere eque le transizioni, l'Europa deve intervenire per rendere eque le transizioni, e poi io aggiungo la partecipazione dei lavoratori alle grandi scelte che riguardano le transizioni è una condizione attraverso le quali le transizioni siano giuste e contemporaneamente comprese e comprensibili. Io considero molto importante che tutti i progetti del PNRR siano attuati anche con un grado forte di partecipazione, di coprogettazione, di coprogrammazione con i soggetti dell'associazionismo, del terzo settore, soprattutto nell'ambito delle infrastrutture sociali, perché credo che saranno duraturi i cambiamenti introdotti dal PNRR se saranno anche condivisi e partecipati. Ha come obiettivo proprio una utilizzazione delle risorse a favore della persona umana, a favore della società, a favore dei più poveri, a favore dei più bisognosi. Quindi abbiamo lanciato un messaggio in cui a vari livelli, a livello sociale ma anche a livello ambientale, non ci può essere progresso se noi non utilizziamo bene i fondi del PNRR.
Abbiamo bisogno di convertire i nostri sistemi di produzione di energia, ma anche di utilizzo di energia. Non a caso il pacchetto europeo Fit for 55 impatta molto sui trasporti, sull'edilizia, perché abbiamo bisogno di cambiare anche il modo di consumare. Come lei diceva giustamente, il tema della giusta transizione deve essere affrontato subito, non dopo. E non a caso il governo, proprio di fronte al forte aumento dei prezzi dell'energia, è andato a curare, in particolare riducendo il costo per le famiglie più in difficoltà. Bene, vi siete già annoiati? Sì, non sì, hanno sì, ancora sì. cominciato. No, allora, secondo me non per assolutamente, soprattutto per il ministro Orlando, perché c'è un po' l'abitudine di dire parole combinate che sono molto complicate da far capire. Beh, se per questo si è inventato persino un gol, che non è il gol, l'obiettivo del calcio, ma è la garanzia di occupabilità dei lavoratori. Comandi. No, prego. Enzo, non sono d'accordo. Orlando non me lo dovete toccare. Avete visto quanto è maschio nel discorso? Non l'avevo visto in questa ottica. No, Enzo, quanto è virile nel discorso che ha fatto. Poi chiaro. L'Orlando furioso proprio. Chiaro, ha detto, ripeto io per voi che non avete colto, ha detto che la transizione è un atto della cooperazione dell'insieme delle transizioni relative alla collaborazione e alla partecipazione del PNR con la transizione. Questa è la tua ricostruzione, io non avevo capito nulla di ciò che aveva detto lui, ma ancora meno di ciò che hai detto chiaro. Tu. Chiediamo lumi alla scienza, per favore. Professor Dellino. Io mi soffermerei più che altro sul problema dell'energia con cui ha aperto il ministro Giovanni, perché poi l'energia è un po' come il caffè, latte e biscotti della mattina per noi e per il paese, no? Quindi il tema dell'energia, e tu ovviamente vulcani, energia, chissà quanta ne sai. Che cosa faremo di questa energia? Spargeremo questi impianti eolici e solari su tutte le nostre campagne? Ci sono centinaia di stanze di concessione. Rovineremo il nostro territorio per produrci questa energia oppure ci inventeremo finalmente qualcosa di ecologicamente compatibile? Ma il tema dell'energia praticamente dal dopoguerra riemerge con ciclicità decennali. Ricordiamo negli anni 70 quando andavamo in bicicletta. Austerity. Ricordiamo una decina d'anni fa quando si propagò questa idea del picco del petrolio. È chiaro che il tema dell'energia è legato al fatto che per essere sostenibili con un certo tipo di progresso abbiamo sempre più bisogno di energia. Ci sono fonti di energia interessanti oggi disponibili, la bassa entalpia che si può utilizzare nel giardino di casa. Che, prego, prego, bassa? Entalpia? Ah. Ma non eri intellettuale? No, che ne so, vedi, suona pure rock. Vabbè, traduci, Piero, professore. Paolo, l'entalpia è... Siccome noi possiamo estrarre l'energia anche da piccole profondità nella terra, entalpia, mandare dentro la terra una piccola talpa a raccogliere l'energia e tirarla fuori attraverso dei fluidi. Quella si chiama geotermia a bassa entalpia. Esatto, è un'evoluzione della geotermia. Sì, è una geotermia disponibile per tutti, perché basta un piccolo differenziale di temperatura che esiste sempre nel sottosuolo, stagionale, per poter estrarre energia. Quindi fonti di energia alternative ce ne sono tante. La politica dovrebbe cercare di precedere questi processi. La politica degli Stati-Nazioni. Ora, quello che c'è di positivo nel PNRR è che finalmente gli Stati-Nazioni in un periodo di crisi cercano di investire. Quello che ci potrebbe essere di negativo è non avere una programmazione a disposizione. E quindi prima far calare i soldi e poi provare a progettare. Quindi io non vedo male il fatto che qualcuno stia tirando fuori buoni programmi che già esistevano nel cassetto, più che inventarsi oggi in modo estemporaneo qualche politico che prova a balbettare su cosa sia questa roba senza rendersi conto che il primo tassello sono le riforme nel PNRR. Senza le riforme non rendiconteremo niente della spesa. E se non rendicontiamo, l'Europa non ci paga, perché questi sono soldi che noi anticipiamo. Allora attenzione alle riforme. Comprendiamo bene.
Questi danari, questi finanziamenti europei, inizialmente ci vengono erogati a tranche successive per dotarci delle strutture sia logistiche che occupazionali per poter rispondere alle esigenze di progettare, però poi a un certo punto man mano arriveranno, noi li impiegheremo, ma dovremo rendicontarne l'uso e le modalità. E c'è pure il rischio, se abbiamo inteso bene, che li revochino questi finanziamenti se la rendicontazione e la progettazione non hanno seguito queste regole. Io volevo dire il fatto dell'entalpia, ma mi ha preceduta. L'entalpia. Ah, ce l'avevi anche tu in testa. Ma perché ti piace l'Islanda? Qualcosa del genere mi ricorda l'entalpia. Prima è uscito un signore che si occupa di infrastrutture, sì, giusto? Sì, quel signor Giovannini. Io vorrei fare un appello relativo ai treni della nostra Italia. Questa è una tua fissa, Daniela. Questo fatto del trasporto mi ricordo che è una tua grande non è, io sono un utente. Come tale mi faccio voce di chi voce spesso non ha. Perché se tu provi ad una stazione, ma si possono dire i nomi di quelli che fanno... Non lo so, dipende, se non li insulti. Non è che poi mi censuri. non può darsi, vediamo, dipende, ecco, facciamo questa Secondo prova. Me abbiamo un problema nel nostro territorio di monopolio, cioè per collegare determinati paesi del nostro sud c'è solo la FAL, le ferrovie Appulo-Lucane, no? Enzo, puoi capire che cosa significa dover prendere un treno per fare Gravina-Bari o Altamura-Bari. Cioè si tratta di avviarsi 15 giorni prima, cioè quando tu torni a casa... Neanche il pellegrinaggio a Lourdes. No, la famiglia, al ritorno, è andata avanti di due generazioni. Ho capito. Quindi io direi che davvero se ci sono dei soldi, invece di prenderseli sempre loro, i signori che hanno parlato... A parte un contributo a te per una cravatta nuova. Questa non ti piace, almeno questa volta. Proprio già le riforme. Va bene. Questo nero col filo lurex, molto Natale, devo dire. Non me ne ero accorto il filo lurex. Però dico che davvero questo è un problema reale, ora battuti a parte, è un problema reale quello dei trasporti e delle infrastrutture dei nostri territori. Beh, su questo stanno investendo, investiranno e arriveranno fondi cospicui per risolvere. Sul punto vorrei intervenire un secondo. Allora, a me ha convinto molto Giovannini invece, così come mi convince molto Cingolani, il ministro, o meglio il super ministro dell'ambiente, dato che c'è un potenziamento incredibile del ministro dell'ambiente. Per quanto riguarda invece il discorso che facevi prima, cioè sulla diffusione sfrenata delle energie rinnovabili, in realtà la Puglia ha già avuto un problema molto importante con i primi conto energia, dove abbiamo avuto un'invasione barbarica. Tutti gli stranieri sono venuti in Puglia, hanno comprato fotovoltaico, hanno comprato terreno, poi hanno fatto cessione del diritto di superficie ai terreni per fare fotovoltaico eolico. Adesso il discorso è che proprio Cingolani ha detto... Hai ragione, L'ultima cosa, cercata. Cingolani però è stato molto chiaro, ha detto la transizione energetica, transizione ambientale non avviene in 5 anni. Quindi loro almeno stanno dando dei messaggi reali, cioè non è che con questi soldi cambia il mondo. Bisogna iniziare un processo. Senti, veramente io qualcosa di strano l'ho anche sentito, professor Dellino. Ci sono questi che vogliono costruire delle piattaforme di diversi chilometri semoventi in mare, onde piazzare lì su tutti gli apparati eolici e solari, in modo tale da non inquinare e addirittura di, come dire, produrre energia in quantità tale da poterla erogare a intere comunità. Ne hai sentito parlare di queste piattaforme? No, ma ci sono tante idee su come estrarre energia, diciamo, dal mare, anche attraverso il moto ondoso o attraverso le maree. In teoria, con le tecnologie oggi disponibili, tante cose si possono fare, compreso cercare di estrarre il solare attraverso una superficie che abbiamo a disposizione molto grande, che è quella degli oceani, o addirittura con degli aquiloni. Il problema è, vediamo un poco, chi investe in questo? Generalmente uno si dovrebbe aspettare un grosso intervento di quelli che potremmo chiamare investitori di capitali, non dico venture capitalist se non mi interrompete, non l'ho detto. Non l'ho detto. Investitori preventivo. Privati, sì, che ci mettono i soldi e sviluppi le tecnologie. Elon Musk, che si inventa le auto elettriche che in questo momento sono più di moda, e ci mette i soldi suoi. Il vizio che abbiamo in Italia è che i nostri investitori aspettano prima che lo Stato li aiuti e che poi ci mettano i soldi. Allora, anche rispetto all'energia, come vedete, purtroppo in Italia si aspetta sempre che il primo passo lo faccia lo Stato. Oppure, e questo io devo essere d'accordo con il nostro amico, che ci siano gli stranieri a investire sulle energie, e vedete il caso della Lucania, così.
non si fa. In Italia anche lo Stato-nazione dovrebbe avere, diciamo, una prospettiva un poco più a lungo termine sull'energia. E Cingolani ha ragione a dire che la transizione dell'energia, la transizione al digitale si fa in molti anni, e purtroppo i nostri governi durano un anno, e questo è il problema tipico dell'Italia, ma ce la faremo lo stesso. Enzo, il professore ci capisce. Sì, è uno che l'ho chiamata a fare. Però tu mi eri girata, ti avevo perché detto io ti che dissi, ci saremmo, mi raccomando, divertiti informando, no, avremmo informato. Io ti ho detto chiaramente, non mi far fare la brutta parte figura dell'ignorante. Tu mi dicesti, tranquilla, il professor non capisce niente come te. Questo è sufficiente per una denuncia per diffamazione. Vabbè, non capisce niente come te era un complimento. Avrebbe potuto dire, non capisce niente come me. Infatti, ma lo ribadisco. Lui è un narcisista. Sì, ma sei caduto pentito nel cliché dell'uomo preparato e della donna non preparata. Mi sei, secondo me, sei preparata comune su tante cose. Adesso ti stimolo subito. Per esempio, ti piace questa parola goal che ha utilizzato Orlando? Hai detto che è molto sexy. Di Orlando mi piace tutto. Ti piace tutto, lo sapevo. E di questo, Orlando, i contenuti, garanzia per l'occupabilità dei lavoratori. È tutto un progetto che dovrebbe dare occupazione a tanti giovani che sono in attesa in Italia da tempo di un futuro, che emigrano, vanno fuori, soprattutto dal sud, poi vanno via a gambe levate. Treni permettendo. Però sì, quando si tratta di partire da Bari e andare altrove, forse corrono più veloci. Il lavoro è sempre, dipende da quello che ha detto il professore, che le talpe sono più veloci dei politici. Questo è il problema. Beh, ma adesso quando arrivano i soldi tutti diventano rapidi, perché devono incassare. A prenderseli. Beh, insomma, dovranno essere distribuiti ovviamente il più possibile. Quindi, che facciamo sul lavoro, secondo te? Beh, sul lavoro ci sarebbe da fare di tutto e di più, nel senso, io posso parlare per quello che è il mio settore, il settore, voglio dire, delle arti e dello spettacolo. E noi, insomma, abbiamo avuto 2 anni difficilissimi, per carità, sono stati difficili per tutti questi 2 anni, però per i lavoratori dello spettacolo un po' di più, soprattutto per quanto riguarda poi le maestranze del settore dello spettacolo, perché poi gli artisti si dividono in 2 categorie, quelli che sono sempre stati poveri. Enzo, però mi devi ascoltare, quando parla il professor stai attendo, pendi dalle sue labbra. Parlo io, non suona nel coso perché non uso parole difficili. Ma che mamma, tu pure io a dire, fa delle balgite. Pendi dalle sue labbra, mia moglie si ingelosisce. Si stranisce. Dicevo, gli artisti o ci sono stati quelli sempre poveri e quindi pandemia possiamo o non pandemia, tali a morire di fame stavamo, poi noi mai sì a diventare ricchi. Io un personalmente ricco mi sentirei a disagio. Simbolo. No, non è uno sì, mi sentirei a disagio. Avrei fatto politica diversamente. Con risultati dubbi però, mi permetto di dire. Oppure ci sono quelli magari straricchi che a grandi linee, comunque abbassando un attimino il tenore di vita, ce l'hanno fatta. Ma le maestranze. Le maestranze significano i tecnici, tutti i manovali relativi allo spettacolo. Loro veramente hanno patito tantissimo. Quindi io direi che quelle sono categorie che devono essere davvero, davvero tanto tutelate attraverso le riforme. Io veramente questa idea della protezione non la condivido più. Tutelate economicamente. È appunto la protezione. Io mi chiedo, coloro che hanno lavorato nell'ambito della cultura e del teatro nel periodo buio, hanno maturato, secondo te, delle modalità innovative per rendersi appetibili, usiamo un'espressione davvero impropria, sul mercato, altra parolaccia che avrei potuto evitare. Cioè, è chiaro che l'assistenzialismo è ciò che praticamente è l'Italia da tantissimo tempo. Arrivano milioni, miliardi, 222,1 miliardi di euro, tutti quanti sono lì con le mani tese, davanti agli assessorati, davanti ai ministeri. Certo. Non è che proprio sia, come dire, il meccanismo ideale per una generazione di valore in futuro. Una volta consumati li dovremo restituire con gli interessi. Se non sono stati poi rapidi a intuire le nuove idee del futuro. In realtà, rispetto alla resilienza, che dovrebbe essere l'ultima lettera, giusto? Sì. Di quella parolaccia lì. Devo dire che in questo tempo scuro tanti artisti si sono reinventati, no? Nonostante i limiti oggettivi del mezzo, perché in questo periodo noi avevamo a disposizione solo il mezzo del web, no? La rete, chiamiamola così, però capisci bene che
è stato un gioco forza quello di doverci in qualche modo inventare qualcosa per la sopravvivenza, però questo può essere fatto in quella che è una situazione di emergenza, però non dobbiamo dare per scontato che possa essere poi la normalità di un artista doversi sempre e costantemente reinventare. Quali altri professionisti lo fanno? Costantemente, è una fatica immane. Sul punto chiedo proprio al professor Dellino, che a modo suo è anche egli un artista della conoscenza, se vogliamo così definirlo. Sicuramente non si offenderà artista per questa definizione. No. Questa mi mancava, la scrivo. Artista della conoscenza. Ebbene, lo siamo un poco in tanti, ma chi più, chi meno, chi meglio, chi peggio. Però tu in modo particolare puoi rispondere a una domanda. Quello che diceva Daniela, cioè noi possiamo fare fino a un certo punto, ma alla fine non è una questione di premesse, cioè di organizzazione. Nel senso che l'artista non deve soltanto attendere il contributo, perché altrimenti noi dilapidiamo agli amici degli amici tutti questi soldi, perché è fatale che la politica cerchi di sedurre tutti anche la cultura. Tutti questi soldi non si può sentire. Beh, quelli che arriveranno per la cultura sono abbastanza. Poi rileggo il programma e te lo dico quanti sono. Aspettiamo. Quindi, organizzazione. Che cosa può essere per la cultura questa parola e questo concetto messo in piano? Ma direi che la Puglia, tutto sommato, è una regione che ha avuto un occhio abbastanza lungo rispetto ad un certo tipo di attività artistiche. Vedete il Puglia Film, la Puglia Film Festival, o diciamo produrre anche serial di un certo successo. Probabilmente bisognerebbe scommettere su una diffusione più capillare di queste piccole iniziative che partono dalle idee sulla cultura e non soltanto sulla produzione della cultura, perché produrre senza, diciamo, un grosso progetto, un vero progetto creativo, che può nascere dalla strada, può nascere dalle scuole, può nascere da, diciamo, tanti soggetti che si possono reinventare all'interno della cultura e quindi in quello che può diventare una reale economia della cultura. Ecco, io ho sentito un dirigente regionale parlare finalmente di far sbocciare l'economia della cultura, come benessere. Ti allora fermo un attimo qui, professor Dellino, perché riprendiamo tra breve dopo la pausa. Grazie. People say I wouldn't give them no satisfaction. People say I wouldn't give them no satisfaction. La generazione precedente deve garantire il futuro della generazione successiva. Questo significa lavorare per aumentare la nostra natalità, che è in gravissimo declino, e per rispettare l'unica terra di cui disponiamo, che è il principale dono che abbiamo ricevuto e che va tramandata a chi seguirà meglio di come l'abbiamo ricevuta. Questi elementi devono ispirare l'azione di tutti i partiti politici che, purtroppo, faccio autocritica, sembrano interessati molto di più ai destini dei singoli esponenti politici piuttosto che al destino della comunità nazionale e in generale dell'umanità. Rieccoci in studio con PNRR TV Show, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia. Noi ce ne occupiamo in materia di soldi, progetti e sogni. Siamo di nuovo in studio con Daniela Baldassarra, la nostra straordinaria attrice, e col professor Pier Francesco Dellino, consigliere di amministrazione dell'Università di Bari e scienziato di chiara fama internazionale. Mentre siamo qui apparecchiandoci, però, sarà il caso forse di partire con un giochetto che abbiamo immaginato di realizzare noi, che è un po' si rifà a uno dei, come dire, degli sceneggiati televisivi su Netflix più famoso del momento, cioè Squid Game. Noi abbiamo creato un PNRR game. Però scusami Enzo, io ho bisogno di un Vuoi secondo, soffermarti sul sì, presidente perché sono Emiliano. Un po' commossa, sì. Quindi non so se sono ancora pronta per giocare, perché Emiliano io l'ho trovato molto commovente e molto coerente. Lui ha parlato di un'eredità da lasciare alla generazione futura e lui secondo me si è dimostrato molto coerente durante tutto il periodo della pandemia rispetto a questo concetto di investire sulle nuove generazioni e sul futuro, perché abbiamo visto tutti la grande importanza che lui ha dato al mondo della scuola. È stata veramente una priorità
per lui. Mi sento un po' di dire che c'è un tono polemico in questa tua riflessione. No, è che sono... Che cosa... Perché anche la DAD in fondo ha avuto i suoi benefici. Sì, no, ma lui è andato oltre. Lui è andato... è stato generoso perché a un certo punto ha detto praticamente alle famiglie: fate voi. Beh, insomma, siamo un atto di libertà, vero, professore Dell'Inno? Volete mandarli a scuola? Non li volete mandare? La professoressa sta un po' a video, un po' in presenza, preferite il suo profilo destro? Cioè, ha fatto scegliere tutto alle famiglie, non generando nessun tipo di confusione. È stato proprio, guarda, un visionario, ma bravo. Forse la confusione, professore Dell'Inno, è lo stato, l'entropia, se così vogliamo dire, lo stato naturale del nostro essere. È brutta come parola. Era entropia. Meglio entalpia. Entalpia, sì. Prego. Ma io direi che non è casuale, diciamo, l'intervento del nostro presidente con il gioco del totano, lo squid, insomma. Perché in effetti i nostri politici tendono a fare come il totano, a immergersi quando gli conviene, a riemergere quando gli conviene. Devo dire che però oggettivamente diciamo, l'organizzarsi nella scuola come nell'università per la didattica online non è stato molto facile, perché anche lo Stato ondivagava nelle sue, diciamo, nel propagare regole e criteri che venivano smentiti l'anno dopo per una comunicazione che soprattutto nel primo periodo è stata tutt'altro che chiara e poi ha determinato alcuni degli equivoci che sono andati avanti. Tutti abbiamo un po' colpa. Tutti abbiamo un po' colpa, è un sentimento difficile da portarsi dietro, soprattutto per chi non ha responsabilità decisionali, ma contiene sicuramente un fondo di verità. Beh, alle mie spalle, vedete questi tre personaggi... Noi allora interveniamo in gamba tesa, perché vai, Rocco, e qua mi ricollego anche a Daniela. C'è un problema abbastanza importante, nel senso che è vero che la pandemia ha creato una marea di problematiche legate a tantissime decisioni difficili da prendere. Però è anche vero che grazie anche alle... piattaforme digitali che hanno un prezzo accessibile quasi a tutti, i ragazzi si sono appassionati al cinema, alle serie televisive, anche di qualità. In realtà c'è una polemica che in questi giorni sta... Guarda il preambolo che ha fatto, sì. Use e consumo suo, ma guarda, ma è un furbato. Scusa, perché così devo dire, non partire direttamente. Se ne è venuto preparatissimo. Perché il problema qual è? Adesso c'è una polemica enorme su questo Squid Game. Cioè stanno dicendo che è un gioco che non deve andare in onda, deve essere... censurato. Squid Game, per intenderci, per i pochi ormai sopravvissuti che non sanno che cosa sia, sarebbe il gioco del calamaro o totano, altresì detto, che impazza così nelle visioni televisive serali su Netflix e che è stato oggetto anche di censure forte, e di polemiche non da poco. È un po' forte come programma, però oggettivamente sembra essere un bel prodotto. Allora il problema qual è? Censurare le cose violente sarebbe come dire non guardiamo il senso degli innocenti perché se no il bambino si pappa la zia, o... non significherebbe eliminare, vietare la metà dei film o delle serie interessanti in questo momento, perché con è chiaro che contenuti informativi, tra l'altro. Esatto, cioè il metodo coreano di spiegare qual è l'isagio sociale, tanto questo ce l'ho io, nessuno lo può spingere, è comunque molto molto interessante, e quindi noi vi abbiamo con preparato la forza della mente, se lo farò suonare adesso. Andiamo a Stanley Kubrick e l'arancia meccanica. Esattamente. E riprendiamo il tema. Allora, è vecchio questo argomento, però c'è qualcosa di nuovo in questi coreani. Per esempio, l'idea della schiavitù. Lo schiavo del passato non avrebbe mai combattuto con i suoi simili, ammazzato i suoi simili per suo gusto. Mentre gli schiavi di oggi, quelli rappresentati da Squid Game, sono praticamente pieni di libero arbitrio. Dei volontari. Decidono. E noi in maniera decisamente sempre liberale costringiamo i nostri ospiti a fare un gioco. Dove sta la frecciatura? Che è lo Squid Game inventato da me e da Giulierina. Giulia, vuoi far vedere? Assolutamente sì. Le nostre scatoline. Allora, qui abbiamo prego due scatoline. Prego gli ospiti di avvicinarsi. Pure. Sarà dura, ve lo dico. Con i simboli classici di Squid Game. C'è fisicità in questo procedimento. Allora, io darei il triangolo che è quello armato. Io resto l'operatore armato. Io resto il flauto, perché non ho visto la serie. Invece al professor Dell'Inno. Chi è dato? Il capo. Vede, anche tu mi sei caduta. Come vado? No, questo non lo usavo dalle elementari. È meglio. Braccio armato. Perfetto. Avete adesso... perso l'inquadratura di varicchio che suona il flauto, perché è importante. Infatti. Di nuovo? Sì. Prego. Adesso siamo così nel trash, definitivamente. Peggio di questo non può essere. Partiti al piano nazionale di riprese e resilienza. Non può andare peggio di così. Possiamo recuperare con il totano. Un grande totano che ci avvolga tutti. Vai, Giulia, allora. Allora, adesso io vi spiego rapidamente il gioco. Dentro queste scatoline... Me, queste scene. No, ci mancherebbe altro. Allora, dentro queste scatoline c'è
un pezzo di focaccia barese. Giusto per fare un po' di pubblicità al nostro street food, che non ne ha bisogno. Il gioco consiste nel eliminare del tutto i pomodori e l'oliva dalla focaccia con quest'ago, senza ovviamente fare nessun danno, cioè il pomodoro deve entrare qui. Ma senza denti? Senza nulla, solo con l'ago. E non è alla barese allora? È alla coreana? Alla coreana, assolutamente, cioè, è solo il prodotto barese. No, dico, facciamolo vedere, esatto, perché magari non ci credono, è vera focaccia. Vera focaccia nostrana. Attenzione, perché è importantissimo, se sbagliate io sarò costretta con la mia arma. La violenza scatta. Esattamente, questa favolosa arma ventosa a punirvi. Se invece dovesse riuscire nella vostra... Disperata. Ma abbiamo lo disperata stesso numero prova. Di pomodori. Apro. Ci sono i coriandoli. C'è apro, anche vado ad aprire. Allora, cominciamo dal sesso debole. Mi forza, professor Dellino. Cominciamo allora, dal sesso prendiamo debole. Il tempo, però, che è fondamentale. Anche l'oliva? Sì, anch'io ce l'ho. Oliva e pomodori dobbiamo togliere. L'ho detto l'oliva. L'ho detto l'oliva. Dovete asportare tutto ciò che ricopre la focaccia. Ma possiamo chiedere l'accompagnamento musicale di Varricchio col piccolo durante... Sono piuttosto scarso, ma se volete... Secondo me è fondamentale. Chi ci dà il via? Via, via. Allora, mi sa qua che Baldassarra parte dell'arte, in vantaggio. Qua c'è dell'arte. Sembra un po' nervoso, ma in realtà sta riuscendo a scarmificare. No, Giulia, puoi spararla. No, ha già, no, ha già aspetta, sbagliato. No, perché ho sbagliato? No, che cosa volete? Perché ho sbagliato? Guarda invece il professor Dellino come è preciso in tutte le sue cose. Sta per scadere il tempo, Madò, bravissima. Baldassarra mi sa che vince allora, la competizione vince. Per rapidità. Anche il professor Dellino vince, ma non posso sparare non nessuno. Non spariamo a nessuno. Questo però io non lo so fare. Non cerca di sparare. Ma suona il piffero, per piacere. No, ragazzi, io questa cosa non l'ho mai saputa. Questo potrebbe essere un oggetto archeologico. Ah, proprio così va finito. Vinto. Prof, suona il piffero. Ci cacceranno da... Sporcate la focaccia! Va bene, basta, finito. Benissimo. Adesso passiamo di nuovo alle cose molto bravi comunque, devo dire. Bravissimi, devo dire. Gioco perfetto. Geniale. Ecco, in effetti però noi volevamo anche, come dire, spezzare la piccola lancia contro la censura. Non crediamo che inibire la visione di programmi possa essere, come dire, un modo per educare le persone. E quindi abbiamo provato un po' a scherzarci su. Tornate ai vostri posti immediatamente. Bene, dopo aver definitivamente insozzato lo studio di Antenna Sud, irreversibilmente oserei dire, passiamo a un altro momento, diciamo ludico, con la presenza di chi ci può realizzare un magnifico cocktail, e passo la parola a Giulia per introdurlo. Allora, vorrei presentare Pietro dello Speakeasy, che stasera ci preparerà e ci delizierà con questo cocktail che si chiama Stewie Griffin, e che è a base di vodka con sherbet lemon e un bar spoon di yogurt alla pesca scottata. La ricetta è sull'Edwall per chi vuole annotarla. Anche la tecnica, che adesso Pietro magari ci spiegherà rapidamente. Dry shake e shake and strain. Ok. Ovvero andiamo a shakerare prima senza ghiaccio, perché c'è dell'albume all'interno, e poi con ghiaccio per andare a raffreddare il drink. Hanno 45 ml di vodka, 45 ml di sherbet a limone e un piccolo bar spoon di yogurt alla pesca scottata. Enzo, tu non hai pensato che l'alcol ci servisse all'inizio della trasmissione? Questo è stato un errore, in effetti. La prossima volta vi faccio subito ubriacare, così ci divertiamo ancora di più. In effetti noi stiamo cercando di divertirci informando e di informare divertendoci, ma mi sa che il divertimento supererà di gran lunga l'informazione. Vedi, sono ancora rimasto col piffero in mano dopo questo giochetto. Prego. Posso? Ecco, ritiriamo e vedi, stiamo distruggendo anche quel poco che rimane. Bene, allora io direi che però possiamo quasi tornare alle cose serie mentre il nostro amico completa il suo lavoro. Vi stavate dicendo, professor Dellino, Daniela Baldassarra, delle cose un po' losche vi stavate raccontando? Sì, ma non è il momento, vai avanti, poi sarò io a decidere. Allora, se dobbiamo andare avanti andiamo con le interviste che abbiamo preparato nella settimana sociale dei cattolici italiani. E qui veniamo ad intervistare il professor Stefano Zamagni, che oltre a essere presidente dell'Accademia Pontificia delle Scienze Sociali, è stato l'autore di numerosi testi legislativi. Prego la regia di mandare il contributo di Giulia Romagnolo sull'argomento.
Non lo usciamo perché siamo testoni, perché non sappiamo distinguere tra beni culturali e capitale culturale. E la confusione è questa, il ministero che abbiamo, il ministero dei beni culturali, cioè dei musei, delle cose eccetera, eccetera, ma quelle sono del passato, che servono per alimentare il turismo. Bisogna parlare di capitale culturale, cioè di investimenti nella produzione di nuove culture. Sì, avevo chiesto al professor Zamagni di spiegarci il passaggio dalle attività creative tipicamente italiane alla produzione industriale culturale. Professor Dellino, io cito sempre l'esempio del famoso Campanella, l'artista che fa con il vetro quelle bellissime sculture di Polignano, il cui atelier si affaccia proprio sul lama monachile. Campanella è stato un grandissimo maestro, ormai ha anche una fama internazionale, ma dopo di lui il nulla. Cioè, non abbiamo in qualche modo utilizzato il suo tipo di creatività per fare una produzione di massa. Un po' voglio ricordare Bauhaus o le Arts and Crafts britanniche, non suonate lì per favore. Che cosa ne pensi, Piero? Cioè, passare dalla creatività italica e meridionale in modo particolare alle industrie culturali. Qual è il gap? Lui diceva che non sappiamo utilizzare il capitale culturale. Ne fa una distinzione rispetto a quello che noi utilizziamo come termine patrimonio culturale. Sì, riprendendo un po', diciamo, il discorso di prima, esistono tantissime attività emergenti, creative, molto giovani, che non necessariamente sono il semplice murales, ma anche una forma, diciamo, politica o prepolitica di esporre l'arte e la cultura negli spazi architettonici. Allora è questo che noi dovremmo concedere di più nella nostra bella Italia, che già, diciamo, nell'Europa del Nord succede da tempo. Riappropriarci dell'arte come forma politica di interpretare e reinterpretare le nostre orribili città di cemento. E questo tipo di iniziative, che potrebbero essere realmente un'occasione di welfare, dovrebbero essere certamente incentivate, non solo quei pochi poli di produzione, diciamo, grandiosa, o andare dietro alle serie di Netflix. Io credo molto in una nuova architettura creativa di riappropriazione di quello che già abbiamo, senza andare a impegnare troppo in nuovi cementi. E la cultura deve far questo, reinterpretare anche gli spazi, i volumi in cui viviamo. Molto interessante, se vogliamo un po' echeggia una visione dell'arte totale e anche politica che ha avuto degli antecedenti nella storia, non sempre con esiti felici. Però non credo nel pilotamento delle idee culturali. Però stanno arrivando diversi miliardi per l'arte e la cultura. Ma Daniele, perché quando parli di soldi, ma come lo dici, sembra che mi devono arrivare tutti a me. No, perché tu fai sempre questi discorsi, ci aspettiamo l'intervento. Sono scettica, consentimelo, però... Anche sul teatro, tanti danari sul teatro. Speriamo, io sono qui, te lo farò sapere comunque. Appena arriva mi chiami, almeno la cena. Appena arrivi mi vedi tutta firmata, okay. Vuol dire che sti patrimoni sono arrivati. Mi sembrava interessante però, e non so se è una mia libera interpretazione, ma non credo, rispetto all'intervento del signore di prima, la distinzione che lui faceva tra bene culturale, un po' lo collegava all'idea, no, del patrimonio tradizionale, antico, e lo dico con la migliore accezione del termine, e il capitale culturale, che invece ha a che fare con la novità, il nuovo, ciò che deve ancora venire. Ecco, io penso che sia una cosa su cui soffermarsi, perché noi italiani viviamo sempre un po' in quello che io definisco il rimpianto della nostalgia, cioè in cui tutto ciò che è passato ci appare sempre migliore di ciò che abbiamo nel presente. Oggi, in tempi di rottamazione, di tecnologia che ci fa correre, effettivamente è molto facile provare nostalgia per i tempi andati, che non erano però per forza migliori di quello che viviamo oggi, perché l'inganno della nostalgia ci porta spesso a dei paradossi. Per esempio, avere nostalgia del 68, quando il nostro 68 è stato il più violento d'Europa. La nostalgia della vecchia musica, dei vecchi film, dei vecchi attori, dei caroselli. La felicità, si suol dire, è sempre un po' nostalgia del però passato. Però toglie al nuovo la possibilità di andare avanti. Ma in realtà, Giovanni, il
professor Zamani. Non mi hanno suonata, hai visto? Riesco a essere piacevole molto, anche quando sono seria. Bravo, molto bravo. Smart, sweet smart. Ma io credo che il professor Zamani cada egli stesso poi in un piccolo equivoco, perché in fondo il nostro ministero non si chiama più Ministero dei Beni Culturali, ma Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turistiche. Non sarà certamente un cambio di nome a cambiare filosofia, però è già un indice di qualcosa di diverso. Ci sono quindi beni classici del passato, il patrimonio del passato, ma le attività culturali, come il teatro per esempio, saranno poi i classici del futuro, e se non li aiutiamo, valorizziamo, promuoviamo e finanziamo, non totalmente, non riusciremo ad avere un classico che sia italico nell'avvenire. Che ne pensi, professor Dellino? Ma a voi sembra normale che noi siamo il paese in cui si parla di teatro e di arte di meno nella scuola? Sembra quasi che queste siano attività, come dire, effimere, frivole, mentre in altri paesi occidentali, che da noi avrebbero da imparare per quanto riguarda la stratificazione della nostra cultura, il teatro si fa a scuola quotidianamente. Questa, come tutte quelle altre attività creative, quasi che la scienza non debba essere un'attività creativa e non partire il pensiero scientifico da un'attività creativa, che è come nasce la cultura occidentale, è il pensiero creativo che muove la scienza. E quindi nei paesi anglosassoni, che noi pensiamo siano più freddi, questo connubio fra le attività creative, il teatro, l'arte, la pittura, la scultura e tutte le forme nuove e ardite si sposano con quella maggiore seriosità della filosofia e della scienza. In Italia questa roba sembra che sia frivola, e poi è chiaro che non si capisce quanto può produrre per il benessere sociale e appunto per l'economia della cultura. Anche dal punto di vista normativo il professor Dellino ha pienamente ragione. Pensiamo che non esiste uno statuto dell'artista, o non esiste nemmeno un articolo del nostro codice civile che si occupi della professione dell'artista. Tutti più o meno sono rappresentati e su tutti c'è una normazione, tranne che proprio su quella che è l'attività che dovrebbe fondare il nostro paese, perché si dice che l'Italia è un paese proprio fondato sulla sua cultura, sulla sua tradizione letteraria, artistica e così via. E allora qual è il punto di risoluzione del problema? Se noi siamo fondati sulla cultura, se le attività culturali vanno tutelate, è giusto tutelarle nel senso di sostenerle, o eppure è giusto favorire che il fatto che sia il consumatore a poter essere premiato quando fa una scelta? Mi spiego meglio, Daniela. Sì, perché non ti ho capito. Io non hanno neanche suonato. Mi spiego meglio. Anziché finanziare una produzione culturale, quindi prima che sia realizzata su un progetto, io finanzierei o defiscalizzerei chi acquista il biglietto, chi compra un prodotto culturale, bene o servizio che esso sia, in modo tale da riportare al pubblico la facoltà decisionale, perché sennò è la politica che smista agli amici e agli amici degli amici tutto ciò che viene a derogare, e soprattutto finalmente rendere autonoma la scelta. Cioè, se io premio, magari mi conservo il biglietto del teatro oppure lo metto su internet, e poi alla fine dell'anno, quando devo pagare le tasse o dalla base imponibile oppure direttamente dalla tassazione, deduco ciò che ho speso per la cultura, senza nessuna prebenda agli amici riesco a premiare il prodotto che è stato capace di interagire con il pubblico, perché altrimenti rimane sempre questo dubbio. Non so, voi ragazzi non suonate, quindi forse si capisce quello che sto dicendo, rimane sempre il dubbio: che cos'è il teatro? Una cosa che dovrà essere continuamente, teatro, l'arte contemporanea, sostenuta, finanziata, perché non ha una capacità di vivere da solo, autonomamente? Io penso che il pubblico possa fare la differenza, anche perché al pubblico abbiamo completamente tolto la facoltà di scelta. Il pubblico prende ciò che gli arriva, e ciò che gli arriva è finanziato a monte. Che ne pensi, Piero? Ma senti, Enzo, io penso che uno dei grossi equivoci sia proprio nella definizione di pubblico. Siamo tutti pubblico. Siamo pubblico quando andiamo ad acquistare un bene materiale in un supermercato, e siamo pubblico quando andiamo al cinema. Tutti ed ognuno di noi. Allora, e torniamo, secondo me, non ci torno io, alla frivolezza di cui si parlava prima. Io voglio capire una cosa. Lavoro è ancora la produzione di beni materiali? No. Lavoro è soltanto produzione di tecnologia? No.
qualsiasi lavoro ha bisogno di un pubblico, ovvero di un acquirente, se vuoi. Perché non deve essere considerato lavoro impegnarsi per il benessere sociale o per il benessere della mente? Quindi puoi parlare di finanziamenti e parlare di, come dire, opera paternalistica o mecenatistica da parte di uno Stato, e ci porta verso l'equivoco. Perché se noi pensiamo che queste attività creative, che sono il benessere della cultura, non producano benessere e che quindi debba essere il pubblico a pagare un biglietto, mentre invece quando io vado nel supermercato è giusto che spenda per comprarmi lo spazzolino da denti, cosa farò nella vita? Spenderò soltanto in spazzolini da denti e non spenderò nel benessere sociale. Allora, dobbiamo uscire da questo equivoco. Perché il lavoro non esiste più. Il lavoro tradizionale non esiste più. Quello che mi fa paura in questo momento è credere che ci si sia spostati dalla produzione di beni materiali ad all'assistere alla tecnologia. Siamo tutti diventati vati di questa tecnologia. Se non riempiamo la tecnologia di capitale umano, la società occidentale è finita. Mi permetto di dire che si sarebbe dovuto usare il... Però, suonalo un po', faccelo no, sentire. No, è stato così bravo il professore che si merita la grazia. Perché è stato questa manovra che discorso. Stavi facendo tu, carico e scarico scontrini, sì. In realtà presuppone un enorme cambiamento culturale. Non è facile come pensi tu. Mo' loro ti hanno etichettato da intellettuale prima, quindi io mi appoggio a quella definizione e dico che magari per te è semplice, ma non è come credi, perché presuppone un'enorme rivoluzione culturale che ha bisogno di tanto tempo. Il lavoro intellettuale non è ancora riconosciuto, facciamocene una ragione. Non sarà un caso se ogni qualvolta un artista teatrale o altro spiega, dice a qualcuno della propria professione, gli viene chiesto, sì vabbè, ma di lavoro cosa fai? Questa è una barzelletta che fa ridere, ma in realtà ci sarebbe da piangere. È tanto vera questa cosa. Non riconosciamo ancora determinate professioni. E questo fatto, appunto, sarebbe da combattere attraverso una rieducazione culturale. Arriveremo al tema della formazione, innovazione e in generale dell'università, della scuola. Io quello che dico è: come mai, se devo comprare una bibita gasata, mi costa a prezzo pieno come se devo comprare a prezzo pieno una carta geografica, facendo un po' il nostalgico? Cioè, di fronte a un bambino, un ragazzino che si deve formare, ci si ritrova con beni e servizi messi tutti sullo stesso piano, i cosiddetti bad service o bad goods e i merit goods. Non c'è differenza. Allora, è questo che io dico che potremmo cambiare nel meccanismo, dando alla gente la possibilità di defiscalizzare gli acquisti, cioè agendo dal lato della domanda, non più dal lato dell'offerta, cioè favorendo e finanziando l'attività imprenditoriale della cultura. Parola a voi stavolta. Sì, vai, anche un po' il discorso solito della canna da pesca e il pesce al terzo mondo, in che senso? Che tu stai dicendo, per far sì che cresca il livello culturale bisogna dare la possibilità di guadagnare sul libero mercato, cioè non esiste un discorso di privilegio ma di libero mercato totale. Sì, io sono assolutamente d'accordo su questo discorso, cioè sono d'accordo sul fatto che converrebbe agevolare l'ingresso a teatro piuttosto che pagare delle produzioni. Andiamo con i servizi dalla regia ancora che ci rimangono, e mi pare che ci sia un intervento sul terzo settore di un esperto del tema, Stefano Rago. Nella storia non abbiamo problemi di risorse. Le risorse ci sono e quindi credo che il tema vero sia avere una visione. Credo che la visione derivi soltanto da una capacità di dialogo e di ascolto reciproco che parta da una stima. Come dicevo, il tema del lavoro è sicuramente un tema cruciale. Il tema di una fiscalità giusta per gli enti del terzo settore è un altro tema fondamentale. Noi su questo abbiamo cercato di portare il nostro contributo. Non nascondo che ci sono delle difficoltà su queste legate al fatto che c'è ancora nel nostro paese un po' di diffidenza nei confronti dell'ente del terzo settore. Credo però che tanto più riusciremo a superare questa diffidenza e a trovare delle modalità di interesse generale, di reale interesse generale, tanto più noi saremo un fattore di sviluppo per il paese. Stefano Gheno,
esperto di terzo settore, l'avevo sbagliato come nome. 40 secondi per chiudere. Sì, Enzo, la riflessione che facevo prima col professore, un po' amara, ma io la voglio fare e soprattutto voglio porvela come una domanda a voi maschietti. Abbiamo visto 6, 7, 8 interviste di quelli che simpaticamente abbiamo definito big, no? I potenti della Terra. Ecco, tutti uomini. Non c'è stata una donna intervistata. La mia riflessione è questa. Non abbiamo tempo per fare, diciamo, per capire da cosa dipenda il fatto che le donne non riescano a raggiungere posizioni di potere. Ad hoc. Esatto. Però vi chiedo, si può davvero parlare di rilancio se in qualche modo noi non includiamo anche il pensiero femminile? Ti devo dire una cosa un po' amara. Ti devo dire una cosa amara proprio al riguardo. Proprio con riferimento all'ultimo servizio, noi avevamo interpellato prima una signora che è una grande esperta e conoscitrice del terzo settore, la quale però si è rifiutata di essere intervistata dicendo che il maschietto era più bravo di lui. Ci sono delle cose che certe volte sfuggono un po'. Infatti non solo il potere nelle mani ancora dei maschietti, almeno quello che appare, ma c'è anche una certa ritrosia delle femminucce. Ma io devo dire orgogliosamente che l'università in cui mi siedo qua sull'università, l'università di Bari, delle politiche di genere sta facendo, diciamo, un cavallo di battaglia. Ora, come politiche di genere non si deve intendere il fatto che in una progettazione, in un luogo io aggiungo le quote rosa, ma pensare proprio a una progettazione sulle politiche di genere. Perché molto spesso c'è una tale compressione del pensiero femminile, perché le donne devono stare attente a come parlano e di cosa parlano, che in effetti non possono esprimere la loro ricchezza, che possa essere una ricchezza di qualsiasi tipo, e né necessariamente essere etichettata come femminile o maschile, ma semplicemente rispetto a questo la loro ricchezza non può venire fuori perché sistematicamente sono compresse nel dover stare molto attente a guardarsi alle spalle di quello che parlano e di quello che fanno. Questo è un tema culturale che non riguarda soltanto gli uomini, riguarda insieme gli uomini e le donne. Ci torneremo, sì. Professor Dellino, perché siamo in chiusura. Vi ringrazio, ringrazio Daniela Baldassarra per essere stata qui con noi, il professor Pier Francesco Dellino, che torneranno, comunque ormai sono parte integrante di questo programma, e lascio la parola a Giulia Reina e a Rocco Lombardi con un momento, Scripta Moment, dedicato appunto alle produzioni artistiche del nostro territorio. Forza Giulia. Allora, io vorrei presentare Enzo stasera, un artista multitasking, che è un talento, diciamo, tra i migliori talenti pugliesi, che però possiamo definire emergente perché ancora non ha incontrato sinora il successo che merita. Per questo ci siamo noi. Esattamente. No? E di chi si tratta? Il suo nome è Beppe Ardito, classe 1967. Lui è pittore, scultore, fotografo, artigiano, nonché figlio d'arte, perché il suo padre Michele Ardito era un conosciutissimo pittore figurativo. Sì. E Beppe Ardito appunto ha un talento multitasking, per cui riesce a spaziare tra le varie forme d'arte e diciamo coglie il disagio della nostra epoca un po' disumanizzata, nonché disumanizzante. Sì, facciamo vedere un po' le opere da parte della regia. Elenco brevemente i titoli. Velocemente i titoli. Viva l'Italia, notizie gemelle. Notizie gemelle. Non ti credo, e poi c'è Me, che è un autoritratto. Alla fine abbiamo anche una foto dell'artista. Benissimo, facciamolo vedere. Beppe Ardito, classe 1967, Bari. Un augurio di crescita culturale e artistica a lui. Rocco Lombardi invece. Prof, noi invece porteremo in ogni puntata due citazioni che speriamo di, diciamo così, che siano calzanti con il momento attuale. Allora, la prima è una citazione di un film bellissimo di Akira Kurosawa, I Sette Samurai, che è ricorrente perché è un momento in cui stiamo parlando sempre di bilanciamenti di principi. E allora ha scelto questa frase. Ti preoccuperesti della barba se ti stessero tagliando la testa? Cioè, che cosa è più importante? La seconda citazione, invece, l'abbiamo scelta perché in un momento in cui ci sono controlli e chi cerca di evadere dai controlli, c'è una bellissima frase di Stendhal nella Certosei Parma che dice
L'amante pensa più spesso a raggiungere l'amante che il marito a custodire la moglie. Il prigioniero pensa più spesso a scappare che il carceriere a chiudere la porta. Quindi, per ostacoli che incontrino, l'amante e il prigioniero devono spuntarla. Grazie allora a Giulia Reina e a Rocco Lombardi, grazie ai nostri ospiti di oggi. Concludiamo questa prima puntata di PNRR TV Show. Sogni, progetti, soldi, soldi, progetti, sogni, come vogliamo combinarlo. Però ci rivediamo venerdì prossimo alle 22.30 su Antenna Sud. Say I need to get a little action. People say my love life is fiction. People say I wouldn't give them no satisfaction. Well, I wouldn't know, it's beyond my imagination. I keep my pants up high and my zipper closed, and people wonder why I never get rid of those awesome looking sunglasses that I got off of eBay at a special price. Anyway, you get the picture right. People love to hate a play, no matter wrong or right. What I like makes no difference as they go. Yeah.